La mostra di Steve McCurry da qualche giorno e fino al 28 di aprile ospitata a Campobasso presso il Palazzo Gil sta attirando sul Molise l'interesse della stampa nazionale e internazionale. Si tratta infatti di un evento di rilevanza mondiale promosso dalla Fondazione Molise Cultura con il decisivo sostegno dell'assessorato regionale alla cultura. 100 celebri scatti più 10 inediti, immagini che emozionano immortalando il talento e la profondità in ogni particolare. La poesia e la guerra unite in un sorprendente e inaspettato filo conduttore, gli sguardi di disperazione, le lacrime, i sorrisi dei bambini, i colori, tutto questo è Icons, è Steve McCurry, è cultura in Molise per un evento che ha guadagnato la ribalta dei media nazionali. Sono 130 fotografie. Steve ha voluto che per la tappa di Campobasso ci fossero delle fotografie mai esposte prima, che quindi i visitatori potranno scoprire qui in mostra. Ecco, per esempio, in quest'angolo abbiamo voluto riunire queste due immagini che sono recentissime e che Steve ha dedicato proprio alla mostra di Campobasso e che non erano mai state esposte prima. Una ragazza che lui ha voluto ritrovare nel tempo, ha eseguito una ricerca per anni molto lunga e con la quale lui è poi rimasto sempre in contatto.